Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo avervi presentato la Viril Triestina Ultra SLR, passiamo in analisi la bici del team ufficiale Viril 7C Force, che ha delle personalizzazioni, insomma, delle differenze rispetto alle bici di serie. Siamo qui insieme a Martino Tronconi e Massimo De Bertolis, atleti del team. Partiamo proprio da te, Martino. Sappiamo che insieme a Massimo e ad altre persone hai contribuito nello sviluppo della bici. Dici qualche sensazione al volo e differenze rispetto alla bici precedente. Ma diciamo che io ho avuto la fortuna appunto di contribuire allo sviluppo di questa bicicletta e l'ho provata diciamo come prototipo verso fine estate. E sinceramente non pensavo che fosse appunto possibile che un telaio potesse cambiare così tanto le sensazioni di guida e di rigidità in salita. Sicuramente con angoli totalmente diversi dalla bicicletta precedente, la sensazione sia in salita appunto che in discesa cambia molto. Le cose che mi hanno colpito di più sono la rigidità del carro posteriore e appunto il fatto di quest'angolo sterzo più aperto rispetto, all'altro modello che ti garantisce una guida molto più maneggevole anche nel veloce, un assorbimento dell'asperità migliore, insomma. Diciamo che è più completa via rispetto alla. Sì, è sicuramente una bici più completa, più moderna e semplicemente più performante, sì, molto più performante. Bene, passiamo la parola a Massimo parlando proprio delle personalizzazioni che ci sono sulla vostra bici da gara che userete in gara quest'anno rispetto alla bici di serie. Parliamo un po' dei componenti principalmente. Descrivici questa bici. Allora, vabbè, partiamo da una delle novità che comunque fa parte del pacchetto Urta, che è il manubrio con attacco manubrio integrato di produzione proprio di Villiers, che ci permetterà di avere delle personalizzazioni nelle varie misure. E quindi adesso diciamo tutti i top brand stanno andando verso questa soluzione, permette di risparmiare un pochettino di peso e di raggiungere una rigidità superiore con ovviamente la cosa principale, un livello estetico. Tutto esteticamente migliore, con un occhio molto più, come si può dire, più attento proprio a questo fatto. Poi, dal punto di vista degli ammortizzatori, andiamo avanti con Fox, con la differenza che da quest'anno abbiamo il supporto per il tuning, di forcelle e ammortizzatori da parte di Andreani, che è, questa ditta, romagnola specializzata in questo tipo di lavori, e qui abbiamo già all'interno i Pro Impact di Andreani, che sono sostanzialmente dei token come quelli che fornisce Fox, però con una differenza di durezza di materiale a seconda del colore del Pro Impact che viene inserito, c'è anche un assorbimento da parte di questo prodotto. Vi invitiamo, se non conoscete questo sistema, ad andare a cliccare qui, vi linkiamo il test che abbiamo fatto dei Pro Impact. Ok, perfetto. E visto che parliamo di Andreani, faccio un salto rimanendo nella famiglia Andreani, appunto perché ci fornisce anche la Super Mousse, che sono queste mousse da mettere all'interno delle gomme che permettono di viaggiare a delle pressioni inferiori, con un comportamento della gomma completamente diverso e soprattutto in caso di foratura permettono di fare un po' di strada, un po' di chilometri per arrivare a. Facendo gare a tappe, gare lunghe, è un aspetto molto importante. Esatto. Senti, tornando un attimo alle sospensioni, no? Che tipo di setup di solito utilizzate sulle vostre bici? Sagri ridotti? Come preferite? Di base, ovviamente ogni atleta ha le sue preferenze, però di base per
le esigenze proprio di un atleta marathon di alto livello. Sag ridotti, sag più abbondanti, bici un po' più morbida o bici più reattiva. Normalmente si usa, sì, noi usiamo dei sag un attimino ridotti, ma questo però era dovuto anche al fatto che con la vecchia 110FX, essendo una bicicletta di una concezione un po' più datata, era una cosa che richiedeva un po' il telaio per darci questa, non solo sensazione, ma proprio realtà di maggiore risposta alla pedalata. Con questa bici sicuramente abbiamo un vantaggio di poterci inoltrare un pochettino più su dei sag come normalmente esatto. Troviamo sempre Miche, vostro sponsor, diciamo, storico. Esatto. Sì, Miche è un prodotto di altissimo livello e di una affidabilità incredibile. Noi siamo contentissimi di questa partnership. Le ruote non sono sostanzialmente cambiate rispetto allo scorso anno. È sempre la solita ruota in carbonio con il canale, con il cerchio in carbonio, canale interno da 27, palla del cerchio Hookless, mozzi in misto carbonio-alluminio con montaggio del disco Center Look per quanto riguarda la gara. Per quanto riguarda l'allenamento, invece, ci forniscono ruote in alluminio che sono leggermente più pesanti, ma che si potrebbero usare tranquillamente anche in gara perché non sono pesantissime. E sempre canale da 27 interno, cerchio Hookless, quindi una ruota Comunque di buon livello. di buonissimo E livello. su questa bici almeno avete scelto dei copertoni Maxis da 2,2 di sezione. Diciamo che adesso si tende sempre ad ampliare un po'. Perché questa scelta? Certo, beh, la scelta di ampliare i copertoni deriva soprattutto dall'uso cross country e dall'estremizzazione dei percorsi co cross country che ci sono stati negli ultimi anni. Poi è anche vero che anche le marathon in qualche occasione i percorsi sono veramente tosti. Da quest'anno noi usiamo coperture Maxis che rientrano in un pacchetto, diciamo, di fornitura e di collaborazione che abbiamo con Ciclo Promo Components, che è il distributore Maxis in Italia, che oltre Maxis ci fornisce Brighton per quanto riguarda i ciclocomputer, ci fornisce Finish Line per quanto riguarda i prodotti di cleaning della bici e poi tutti i lubrificanti, ci fornisce liquido Eleven. E quindi un pacchetto completo, la collaborazione negli anni si è sempre più consolidata e gli ringraziamo anche per questo. E diciamo che sulla gran parte delle gare noi andiamo comunque con questa sezione di gomme perché comunque dobbiamo anche valutare il fatto che abbiamo quasi sempre gare marathon, quindi di lunga percorrenza, si cerca di trovare un compromesso che comunque è un ottimo compromesso. Avendo poi dei cerchi canale 27, comunque la gomma ha già un bel volume. E vediamo un'altra partner storica che in questo caso poi c'ha dei colori veramente che si abbinano alla perfezione, guarnitura e Paccopignoni con Pulegge Leonardi. Sì. Leonardi Factory, altro sponsor proprio diciamo, che utilizzate da diversi anni e quindi dici qualcosa di più su questi componenti. Certo, con Leonardi c'è una collaborazione storica e al di là della collaborazione c'è proprio anche un'amicizia personale, ma anche con tutti i ragazzi del team hanno proprio questo rapporto molto confidenziale con Michele Leonardi, che è un po' il Deus ex machina di questa azienda. Io l'ho memorizzato nel mio telefono come maestro. E lui scherzosamente dice sempre che lui ha la quinta elementare, dico, per fortuna, perché se no avresti progettato lo shuttle, non lo so. Niente, vabbè, noi montiamo la guarnitura a capo, che è una guarnitura in alluminio. Una delle caratteristiche principali è proprio la sua rigidità che ha e sta bollendo in pentola comunque qualcosa di nuovo. E ci fornisce tutte le corone, in questo caso la bicicletta è montata con uno Spider Power Non Meter. tutti i produttori aftermarket hanno la possibilità di montare il ragnetto, poi lo Spider Quark o qualsiasi altro misuratore. Leonardi la dà questa possibilità, questa è interessante, immagino a livello atletico proprio come prestazioni e preparazioni. Sì, lui ci fornisce sia le corone quattro fori per i power meter che poi le corone che possono essere montate direttamente ovviamente con la loro pedivella
che sono, questa si chiama Daisy, la corona invece che va montata senza power meter si chiama Gecko e va montata su una pedivella che esteticamente è uguale a questa, cambia solo l'attacco interno. Rimanendo un attimo invece sulla guarnitura, pedivelle, lunghezza pedivelle, di solito voi, ognuno ovviamente ha le proprie preferenze, ma scegliete per le mani una pedivella più lunga o una pedivella diciamo sul corto? Ora anche qui la tendenza degli ultimi anni sta cambiando. Quando ero io all'apice della mia carriera si tendeva a allungare le pedivelle, adesso si tendono a accorciare. Per esempio Martino, che è comunque un corridore più o meno sul 1,80 m, 1,81 m, e lui usa una pedivella da 170, cosa 15 anni fa questa che sarebbe stato uno scandalo, ecco. E diciamo che un po' la scuola Armstrong, che piaccia o no, di questa altissima cadenza di pedalate, ovviamente questa tende ad accorciare la pedivella. Diciamo che Nardi una possibilità che ha è la 172,5, che è interessante perché chi è un po' a metà esatto. Bene, passiamo al pacco Pignoni. Che dentature scegliete di solito di Leonardi, che fa un po' delle dentature diverse? Sì, allora noi fino all'anno scorso abbiamo usato esclusivamente il 9,48. Il vantaggio di questo pacco Pignoni è di avere il 9 sotto. Il 9 sotto ti permette di avere una corona un pochettino più piccola davanti, perché vi assicuro che un 34,9 in pianura non lo spingi. Cioè, o se lo spingi, se trovate qualcuno che lo spinge, se mi date il numero di telefono che gli faccio da procuratore volentieri, lo pago io. E poi con il 48 sopra, ovviamente immaginate, a differenza di avere un 10 dove magari monti un 36, ok, c'è un 50, però già così ti permette comunque di avere una scala molto più graduale. Adesso ho fatto anche il 9,50. E mi sembra che quello montato è proprio un 50, se non vado errato, e l'abbiamo provata in qualche occasione lo scorso anno, è anche una buonissima soluzione, specialmente per gare estreme, come mi viene in mente la più estrema di tutte nel nostro settore, la Hiro, dove ci sono salite molto lunghe con pendenze costanti per 20 minuti, mezz'ora. In questo caso qua. La Hiro che cosa monteresti davanti, ad esempio? 32. 32,50. Sì, sì. Bene, e vediamo una particolarità che anche alcune bici, anche video di serie, hanno, che però è la scelta anche di molti professionisti, cioè un cambio SRAM, in questo caso Axis, quindi wireless elettronico, e freni Shimano. Noi è da praticamente, da quando io porto avanti il team con Villier, all'inizio avevamo tutto Shimano e poi siamo passati nel 2018 al cambio SRAM, però abbiamo sempre mantenuto i freni Shimano. Ci troviamo benissimo con questa soluzione, il freno XTR è una garanzia, pochi problemi, poca manutenzione, pochi pensieri. Anche e soprattutto una cosa importantissima che non è secondaria, quando si fanno viaggi in aereo, tante volte succede che le biciclette magari vengono caricate a testa in giù, anche se insaccate tutto, e con Shimano insomma veramente le problematiche sono limitatissime, insomma, ecco. Bene, altra partnership con Prologo per le selle, Ricci per quanto riguarda i sella, oppure utilizzerete anche telescopico? Esatto, attualmente abbiamo montato le bici con questi telescopici della Ricci, che era nostro partner, ora non lo è più perché avendo manubrio integrato, prima Ricci ci forniva manubri, attacchi manubri e reggisella, manubrio integrato non abbiamo più Ricci. Ormai la tendenza di quasi tutti i corridori è il telescopico, purtroppo Ricci, che era il nostro partner storico come dell'azienda, non fa il telescopico da 27,2 e quindi abbiamo dovuto emigrare su altri lidi, e avremo un telescopico, monteremo il DT Swiss, che però purtroppo nella drammaticità delle consegne di questo momento non è ancora disponibile, insomma, ecco. Bene, senti, direi che come componenti abbiamo detto un po' tutto. No, una cosa importante,
il nostro sponsor Elite, che ci fornisce sia i portaborraccia che le borracce personalizzate, esatto. Il portaborraccia, vedete, è molto belli, con lo svincolo laterale che aiuta molto lo svincolo della borraccia, molto veloci, e poi soprattutto non si perdono le borracce. Sono destri e sinistri, quindi come vedete in questo caso... Vi permetto anche di far notare il copri boccaglio del portaborraccia, perché nei legati tutto tanto polveroso e infangato non è un dettaglio da poco. Sì. Poi è molto, molto utile, noi lo usiamo tantissimo in allenamento, come potete immaginare, in gara non c'è il tempo di aprire il coperchio, ecco. Quindi la fortuna è che è facilmente smontabile, basta aprire il coperchio, si smonta in un attimo, insomma. Quanto pesa questa bici in versione race? Allora, questa bici in versione così come la vedete, con i pedali montati, ci aggiriamo sui 10 kg. Perché dico ci aggiriamo? Perché bisogna anche fare un conto che non è superfluo, che è quello di quanto liquido ci si mette anche dentro. In questo caso noi abbiamo due mousse che pesano più o meno sui 70 grammi l'una, più un 30 cc di liquido, quindi capite che sono già altri due etti in più. Quindi poi anche il peso delle gomme, sapete che è facilmente imbrogliabile, nel senso si possono montare due gomme super leggere dove si va a risparmiare magari 150, anche 200 grammi a gomma. Per metterla sulla bilancia e fare la fotografia... Atleti come voi soprattutto puntano sulle lunghe distanze, gara a tappe, non scelgono quasi mai con... Noi comunque, facendo il gran fondo e marathon, prediligiamo sempre una gomma piuttosto sicura che leggera, ecco. Poi volevo sottolineare una cosa, ti ringrazio che mi hai sempre descritto come atleta, mi diletto ancora, no, questo mi fa un grande piacere, anche se io adesso principalmente il mio ruolo all'interno del team è di team manager, però siccome ho una passione immensa per questo sport e è ormai una parte della mia vita, mi diletto ancora a fare gare. Questo mi permette anche di avere un feedback diretto con i corridori sull'utilizzo del mezzo, anche sullo sviluppo che ho potuto dare con Villier. Questa è una cosa molto importante, insomma, ecco. Bene, allora grazie mille Massimo e Martino per le vostre esperienze e niente, per ora credo che abbiamo di tutto, ci vediamo spero presto sui campi gara e alla prossima. Grazie a voi e ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao.